Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Amici di Battista 70 Phone, buongiorno. Oggi vi propongo una veloce preview del nuovo LG V30. Non sarà una vera video recensione, dato che gli amici di LG ce l'hanno potuto lasciare solo per una giornata e quindi non è possibile fare una recensione, ma una preview con delle, diciamo, prime impressioni. Beh, la prima impressione è che il terminale sia veramente bellissimo. Facciamo un velocissimo confronto con il G6. Possiamo vedere che, insomma, a livello estetico sono stati fatti dei passi avanti ed è decisamente bello. Non che il G6 sia brutto, però possiamo vedere anche a livello spessore che il lavoro che sia stato fatto è veramente sottilissimo ed è notevole. Le somiglianze ovviamente ci sono, c'è una linea di continuità tra i due, però devo dire che V30 è un terminale davvero molto ma molto bello. Infatti a tutti quelli a cui l'abbiamo fatto vedere è piaciuto parecchio. Veniamo ad uno dei punti di forza. Qui abbiamo la doppia camera 16+13, focale 1.6, focale 1.9, entrambe sono stabilizzate. Qui abbiamo il laser autofocus e il LED flash. Devo dire che la cam è veramente uno dei punti di forza. Abbiamo fatto vari scatti nel poco tempo a disposizione e insomma è tanta roba, come si suol dire. Qui vedete B&O, quindi vuol dire che anche dal punto di vista musicale è un terminale molto curato. Abbiamo un quad DAC con le cuffie, si sente in maniera eccezionale, ed anche in viva voce devo dire che non lascia affatto a desiderare. Abbiamo diversi tipi di sblocco, come vedete abbiamo lo sblocco con l'impronta, abbiamo lo sblocco con la voce, ora vabbè, rimbomba un po' qua, non so se funzionerà, e abbiamo anche lo sblocco facciale. Io ho provato a farlo, vediamo. Ciao LG! Ok, come avete visto funziona tranquillamente, riconosce la mia voce. Potete vedere che anche il display adesso è bellissimo ed è notevolmente aumentata la luminosità, tanto è vero che andremo un po' a ridurre, altrimenti sulla fotocamera con la videocamera non si vede niente. È molto veloce, un Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, insomma è veramente un terminale notevole. Non parleremo dell'autonomia, anche se mi pare ai livelli del G6, quindi decisamente buona. Vediamo un po' la fotocamera. Abbiamo molte impostazioni che possiamo andare ad attivare. Allora, qui modo, vedete, manuale nei video, manuale nella fotocamera, automatica, istantanea, match shot, fa due scatti, cine video, questo è molto interessante, ne hanno parlato molto alla presentazione, possibilità di fare video andando a settare i parametri a seconda del video che si sta girando, che ne so, video di sport, video di romantico e quant'altro. Qui c'è la griglia scatto, possiamo fare più scatti, cibo, slow motion, time lapse, filmato rapido, pop out, 360, panoramica, insomma abbiamo veramente molte impostazioni e abbiamo diverse impostazioni sul quale possiamo fare la foto. Come vedete abbiamo anche foto in tutti i formati. Se andiamo ad esempio a settare il manuale dei video, ci dà la possibilità di fare video anche in 21 noni. Però ora non voglio andare oltre perché, ripeto, è una preview, quindi non bruciamoci tutto e speriamo che ci arrivi presto. Qui ho fatto varie foto, questa era completamente quasi al buio ieri sera, poca luce, e devo dire che raccoglie benissimo la luce. Questo è un selfie, ecco, i selfie non sono un granché, a parte il soggetto che è bellissimo, perché la fotocamera frontale è ancora una 5 megapixel. Qua secondo me LG poteva fare di meglio, e invece vedete, per quanto riguarda le fotocamere posteriori, la fotocamera grandangolare, guardate che razza di definizione che mantiene, che bellissimi colori, anche il video molto bello. Questo è uno scatto con combinazione di quattro foto, questo non fa scatto cibo, insomma potete vedere che insomma a livello fotografico non se la cava assolutamente niente male. Avete visto qui che abbiamo il suo bel display sempre attivo, possiamo anche scorrere, andare a vedere altre informazioni. Come vedete è davvero molto utile. Ora sblocchiamolo senza stare a urlare troppo, ciao LG e quant'altro. Avete visto, ho messo una home senza drawer con lo scorrimento continuo, che a me veramente piace moltissimo. Per il momento è un 7.1.2, ma è molto probabile che esca decisamente già con Oreo on board. Qui abbiamo tutte le varie informazioni sul software, vedete che al momento è 7.1.2, forse anche per questo
che ci hanno chiesto di non fare una video recensione, probabilmente anche perché il software deve essere ancora, diciamo, perfezionato, anche se sinceramente io non ho notato problemi, vi faccio sentire anche l'audio sia in capsula che in viva voce. Sentite già in capsula. Andiamo a sentire in ambito musicale perché qua dipende sempre anche dal loro call center com'è settato. Vediamo un po', proviamo solito, ma facciamo SBS oggi. Sentite che l'audio è veramente forte, però la resa migliore l'ha in cuffia avendo il DAC. Devo dire che rende veramente alla perfezione. Vediamo velocemente anche com'è questo display. È un display OLED, è il primo display OLED ed è un 6 pollici. 6 pollici nelle dimensioni veramente in cui fino a poco tempo fa ci stava un 5 pollici e 2, un 5 pollici e 5. Vedete che i colori sono veramente molto belli, molto luminoso, la luminosità è veramente altissima. Come avete visto l'abbiamo abbassata al 50% e qui devo dire che LG ha lavorato veramente in maniera eccezionale, guardate anche co che colori fedeli alla realtà. Insomma, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Vediamo velocemente il nostro solito video in alta risoluzione. In 4K a 96 fps, insomma, devo dire che è veramente con dei colori eccezionali. Se volete, facciamo velocemente un giro sul browser, ma proprio per vedere un po' come gira. Ma vi assicuro che non abbiamo riscontrato alcun tipo di problema. Andiamo su Legnano News, testata qui dalla zona. Andiamo ad aprirlo. Aspettiamo un attimo che si toglie la pubblicità e poi lo portiamo in desktop ancora un attimino. Ok, adesso sparisce. Vediamo il sito in desktop. Come vedete è molto fulmineo anche nell'apertura delle pagine. Ok, ci si è riaperta la pubblicità. Un secondo che adesso si dovrebbe togliere da sola. Ok, vedete anche scorrimento, doppio tap, pinch to zoom, insomma, prestazioni veramente di ampio livello. E in ultima analisi, giusto per vediamo un attimino com'è nella parte ludica, ma anche qui vi assicuro che non ci sono problemi. Scorre veramente in maniera eccezionale. Sentite anche l'audio com'è bello pompato. Tempi di attesa praticamente ridotti a zero. Vedete anche la definizione, ovviamente un Quad HD display OLED oltre 500 ppi di definizione, display molto sensibile come abbiamo potuto notare anche nella prova browser. Insomma, vabbè, adesso non perdiamoci ulteriormente, come avrete visto sono apparsi dei pallini, tra cui uno per gestire al meglio, diciamo, la parte ludica. Insomma, come prime impressioni devo dire molto molto positive. Per la ricezione non vi so dire, ero sempre in negozio, prendeva veramente bene, quindi non fa testo, e per la batteria altrettanto, ne parleremo poi in seguito. Speriamo di avere presto tra le mani, diciamo, un modello da poter tenere per tempo più prolungato per potervi dare delle impressioni definitive. Con questo concluso, un saluto da Loris alias Battista 70 per Battista 70 Phone.